È quello su cui stiamo cercando di lavorare quest'anno, sull'intensità, sull'aggressività, cercare di recuperare la palla il più in alto possibile. Oggi abbiamo fatto bene, penso i primi 20 minuti li abbiamo messi là, poi siamo un po' andati lunghi con le gambe, diciamo, siamo un po' allungati, siamo stati bravi a difenderci anche nella nostra metà campo. Diciamo. Hai fatto il gesto, se non ho visto male, sono matto, quindi No, sei stato... non era matto. Matto sono matto, però non era matto, era per una cosa che il mister mi ha regalato un libro in settimana, che voi cose che non sapete, cose nostre, mi ha regalato un bel libro su un fattore mentale, quindi facevo il segno della testa, Ah, che è tutto ok. lì dentro sostanzialmente, era solo questo. Presumo di sì, poi ci sono state delle uscite, cioè è inevitabile dirlo, però credo che chi è rimasto qua abbia la voglia di rimanere qua, penso che si veda in campo, dal primo all'ultimo, non c'è nessuno che si sta risparmiando, quindi noi siamo tutti quanti, penso volevamo rimanere qua, al di là poi dei discorsi che sono extra calcistici che non mi competono, però si respira un'aria di voglia di rimanere a Teramo, di voglia di far bene col Teramo. Penso che il mister ci abbia messo tanto di suo per pulirci la testa da tutte le situazioni esterne che ci sono venute a creare in questi mesi, e questo si sta riportando sul campo. Dobbiamo continuare così. Collegandomi un po' a questa risposta, Francesco, come hai vissuto le vicende extra campo del contenzioso e anche degli interessamenti dei vari club che si sono affacciati e hanno chiesto di te? No, guarda, io ho sempre detto che la mia intenzione era rimanere a Teramo. Onestamente non è facile quando vai a scadenza, soprattutto alla metà, dici ok, il progetto mi piace, il posto mi piace, voglio stare qua. Devo dire che personalmente per me tanto mi ha dato il mister, perché se non ti trovi bene con l'allenatore è più facile andare via. Devo dire che fin da subito mi ha dato una cosa, un'energia positiva che mi ha spinto a non pensare neanche troppo a queste situazioni esterne. In realtà, il discorso contenzioso è un discorso particolare. C'è stato poco tempo anche per mettersi d'accordo, c'è stato poco. Tutte le cose che sono successe a cavallo di questo contenzioso hanno portato a una situazione che si sta trascinando ancora, ma non credo che porti strascichi da nessuna parte, poi si vedrà più avanti.